Mister Viscido, il bicchiere com'è? Mezzo pieno, mezzo vuoto dopo questo pareggio? Come lo leggiamo? Non leggiamo, abbiamo pareggiato. Con l'Amalfi l'abbiamo perso, oggi siamo riusciti a recuperarlo. Un po' alla fine, proprio per poterla vincere, abbiamo rischiato qualcosa che forse era più giusto non farlo. Però anche oggi la prestazione c'è stata, abbiamo creato. Poi ogni qualvolta sullo 0-0 sbagliamo, subiamo gol. È stato un errore di valutazione su una diagonale, abbiamo peccato gol, però penso che fino ad allora stavamo giocando noi, stavamo creando, abbiamo avuto delle occasioni per poter far gol, e come ci sta capitando in questo periodo non riusciamo a concretizzare. Mister, è un po' un tabù questo Pastena, non si riesce a sfatare purtroppo. Ma questo è un campo per situazione un po' particolare. Fare la partita qui è più difficile che non farla. Si spendono tante energie, bisogna coprirle in lungo e in largo, non è semplice. Invece per gli avversari venire di rimessa su un campo sia in larghezza che in profondità molto vasto, si trovano avvantaggiate sicuramente. Mister, a voi piace parlare della squadra ed è giusto così, però Lo Petrone ha fatto una grande partita oggi. Sì, sicuramente, ma non solo Lo Petrone, io penso che l'impegno ci sia stato da parte di tutti. A volte abbiamo peccato forse di troppo generosismo, abbiamo portato qualche volta qualche palla in più, proprio perché ognuno voleva dare quel qualcosa in più per poter portare almeno recuperare il risultato quanto prima, e poi se ci fosse stata la possibilità anche di ribaltarlo.